Cari amici, buongiorno. Andiamo a fare l'analisi per la settimana entrante, quella che va dal 2 e dal 6 settembre. Oggi è il 1 di settembre, cambia la candela mensile, ma andiamo a fare l'analisi sul candele weekly per le commodity. Una settimana dove abbiamo visto un palladio partire al rialzo, ma adesso andiamo a vedere i grafici partendo prima dalle performance. Guardate il platino, scusate, ha fatto un 9,46, guardate il legname, il maiale 7,46, un orange giusto, un 6,41%, il silver 6,13, c'è il natural gas 5,95, il palladio 5,27, vedete il DAX, il Dow Jones 2,85, 2,84, l'S&P 2,39, 2,33 Nikkei, NASA, vedete che tutti gli indici sono saliti, il dollaro 1,25, il cotone 1,17, l'avena 1,12, il copper 1,07, la soiabean 0,84, vedete che però il caffè ha perso terreno, la New Zealand, l'euro, vedete, sono ormai no, crollati, guardate anche il gasoline crollati proprio. Ma adesso andiamo a vedere i nostri grafici, partiamo da lui, il nostro l'indice delle commodity CRB. Vedete che CRB si trova adesso alla candela numero 34. Attenzione perché qui ha fatto un triplo quadruplo minimo. Qui adesso ha fatto questa pin bar piccola, qua c'è tanta incertezza. Qui per il momento per me il trend rimane ancora short e non faccio niente. Poi andiamo a vedere il caffè. Interessante vedere il nostro caffè, solo un istante, che compare il caffè. Guardiamo prima come chiude il mensile, che è interessante anche vedere il mensile, vedete che il mensile ha chiuso con una candela, diciamo una pin bar piccola, ma anche una doji incerta, vedete che trend rimane qui ancora molto incerto. E se andiamo a vedere il settimanale, vedete che il settimanale ha fatto sì, è andato a prendere questo minimo, vedete, questo minimo che io ho tracciato a 91,58 per poi ripartire leggermente al rialzo, però per il momento il trend per me rimane ancora short e qui aspetterei prima di fare qualsiasi cosa, non c'è nessun segnale a mio giudizio. Poi il corn, vedete che lui, anche lui, vedete com'è la situazione, vedete che ha fatto una candela un po' strana, vedete qua una pin bar, vedete piccola, vedete che siamo ancora in una fase di short, anche qui per il momento suggerisco di aspettare e non fare niente, qui potrebbe ancora continuare la sua discesa e per il momento non ci sono le condizioni per poter entrare sul nostro CON, non abbiamo, a mio parere personale, c'è ancora, vedete che anche le medie sono rivolte verso il basso e qui per il momento suggerisco di aspettare. Poi dopo il corn andiamo a vedere il cacao, come potete vedere anche qui, vediamo com'è la situazione sul cacao. Il cacao, scusate che sta arrivando la nostro, c'è una piccola interruzione, vediamo che non ci sta segnando il cacao il grafico, praticamente su Investing. Proviamo a passare, rifarlo, cacao. Proviamo a fare lo zucchero per primo. Vediamo se ci passa lo zucchero. Eccolo qua. Vedete che lo zucchero, anche qui, continua il suo ribasso. Vedete che è andato a prendere questo, come avevo detto la settimana scorsa, se rompeva questo minimo sarebbe continuato a scendere, vedete che è andato a prendere 11,73, per me lo zucchero ritorna a 9,87, vedete, se rompe qui allora potrebbe fare questa discesa, lo zucchero lo vedo per me ancora short, probabilmente non vedo nessuna posizione long, per me il prossimo target dovrebbe essere 9,87. Poi andiamo a vedere proviamo, ritorniamo sul cacao, speriamo che il nostro cacao ci venga fuori la schermata. Eccolo qua, il cacao vedete che ha fatto una candela, ha rotto il massimo della candela precedente, vedete che ha fatto una candela positiva, attenzione però perché questo potrebbe essere stato un ritracciamento, controlliamo come sono le candele qua e qui vedete che se guardo da questo minimo a qui ce ne sono 24, qui attenzione, prima di fare un movimento 24, per me qua al momento non ancora, per me rimane ancora short. Aspetterei se dovesse rompere questa trend line, allora potrebbe ritornare al rialzo sul cacao. Aspetterei prima di fare qualsiasi movimento. Poi andiamo a vedere il copper che nella settimana ha fatto
tentato di fare una salita, non ha rotto il massimo precedente, ha rotto il minimo precedente la settimana scorsa. Vedete che il trend rimane ancora short e qui c'è una candela incerta. Per il momento qua, anche qui, aspettiamo di vedere che cosa succede. Non ci sono segnali per il momento il copper. Sulla soia bean, la soia bean ha fatto questa settimana anche lei, la soia, un piccolo ritracciamento. Vedete che ha fatto questo ritracciamento, ha chiuso, attenzione, con una pin bar. Vedete che qua ci abbiamo una pin bar. Attenzione a questa pin bar. Qui per il momento il trend rimane ancora, per il momento siamo sopra la media 50, però non mi fido ancora, qui potrebbe continuare la sua salita. Staremo a vedere, che qui abbiamo una forte resistenza, supporto, scusate, qui potrebbe adesso partire, se dovesse rompere come si chiama, se dovesse rompere la soia questi massimi, allora chiudere sopra la media 144, e allora potrebbe ritornare a prendere i 924. Per il momento sulla soia è da monitorare, non fare niente, è inutile entrare per il momento a mercato. Poi, dopo la soia, vediamo il cotone. Eccolo qua, il cotone. Solo un istante. Eccolo qua. Vedete che il cotone, anche lui, c'è una candela doji, ha fatto un ritracciamento. Siamo però sempre su quest'area, per il momento qui non ci sono le condizioni, il trend rimane ancora short qua, non faccio niente. È vero che c'è stato, ha rotto il minimo precedente, per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede, per il momento incertezza. Poi, dopo il cotone, andiamo a vedere il nostro orange juice. Vediamo com'è l'orange juice. Vedete che l'orange juice questa settimana ha fatto, vedete, questa bellissima pin bar. Vedete, qui c'è la pin bar. Attenzione, è andato al rialzo, ha cercato di andare a prendere questi massimi, però vedete che siamo ancora in una fase di lateralità. Vedete, qui per il momento non faccio niente, aspetto prima di entrare al mercato. Poi, dopo l'orange juice, vediamo il wet, vediamo com'è la situazione sul wet. Anche qui vedete che una candela continua, anche qui la negativa. Vedete che ha tentato di salire un pochettino, però il trend rimane ancora short. Vedete che anche i nostri indicatori, vedete che stanno segnando uno short. Per il momento anche qui stiamo a vedere che cosa succede la settimana entrante. E poi vediamo il gas, che mi si è chiuso il gas in profitto, però la scadenza. Sono rientrato con il minimo che ho postato. Vedete che il gas è andato a prendere, sta tentando di andare a prendere questo resistenza, staremo a vedere. Io lo stop ce l'ho messo qui sotto il minimo. Per il momento il gas potrebbe, siamo in una fase di lateralità, per partire proprio di sicurezza long dovrebbe rompere questa resistenza dinamica. Io vi ringrazio ancora di seguirmi sempre, vi auguro ancora a tutti una buona domenica con la vostra famiglia e ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.